Ultima partita dell'anno allo stadio Romeo Menti, il Carpi fronteggia la Juve Stabia, squadra retrocessa da diverse giornate, il Carpi non ha più nulla da giocarsi, è una sorta di scampagnata estiva ma anche l'occasione per vedere tanti giocatori che hanno avuto meno spazio all'opera su tutti De Vitis e Roberto Inglese fermato dai numerosi infortuni. Proprio su Roberto Inglese si concentrano le attenzioni dell'allenatore biancorosso perché sarà uno dei punti di forza della prossima stagione, già confermato dal DS Giuntoli. Buona rappresentanza anche di tifosi supporter biancorossi. La partita con un Braglia abbastanza disteso inizia con il Carpi subito in avanti. Dopo 20 minuti non succede niente nelle frangenti precedenti. Roberto Inglese è molto voglioso di andare alla ricerca della via del gol. È Caserta il più Campani e lui ad impegnare Kovacic, preferito a Colombi. Kovacic torna titolare, non lo era dall'avvento a gennaio del portiere dell'Atalanta. Spinge ancora Juve Stabia ed è un'azione abbastanza insistita dei campani con Ducarà e Caserta a rendersi protagonisti, ma Romagnoli è semplicemente insuperabile. Poi è il Carpi che riesce a rendersi pericoloso, batti e ribatti Roberto Inglese, finta sontuosa e poi va a impegnare Viotti sul palo più lontano. È il preludio al gol per l'attaccante ex Lumezzane di proprietà del Chievo Verona. Il Carpi trova, come dicevamo, la rete per un fallo di Guarino ingenuo su Mbakobu. Il calcio di punizione è di seconda e Pippo Porcari con un intelligente tocco che smarca Inglese, intelligente calciare sotto le gambe della barriera. Viotti si lamenta, il palo è il suo, ma la palla schizza sotto ai piedi degli uomini messi in barriera proprio dal portiere di proprietà del Chievo. È il vantaggio del Carpi. Roberto Inglese, secondo gol, non segnava dalla prima giornata di Spezia, dove segnò il 2-0 che fissò il punteggio. Poi è Pasciuti a rendersi pericoloso con Viotti, bravo, abile ad alzare sopra la traversa questo insidioso tiro cross. Ancora Carpi, qui è Gerry Mbakobu che sceglie male il tempo dell'elevazione e frana anche addosso a Viotti. Ha voglia di mettersi, va a procurarsi il calcio di rigore, veramente ingenuo, Contini. Lo stende e per facile facile trasformare il calcio di rigore spiazzando proprio Viotti. Settimo gol in campionato e record in carriera per Gerry Mbakobu. Un grande finale di stagione, non a caso tante le squadre che hanno gli occhi puntati sull'attaccante nigeriano. Con le immagini andiamo alla ripresa con il Carpi che tiene comunque il pallone fra i piedi, tiene il pallino del gioco, ma la Juve Stabia a cercare con insistenza almeno il gol per ridurre le distanze. Ci prova Suciu dalla distanza, nulla da fare per questa conclusione, è finita di poco alto sulla traversa controllata da Dantova. Poi è Matteo Oliviero a rendersi pericoloso sul Carpi, bello il traversone con un Letizia abbastanza distratto, Ducarava ad anticipare Romagnoli, il pallone va a sfilare a fil di palo, Kovacic sembrava comunque sulla traiettoria e poi è molto molto bravo De Falco, tiro di prima intenzione, non c'è la deviazione di Ducarà e Kovacic si fa trovare prontissimo con un bell'intervento in bello stile, in proteso sulla propria sinistra, nega il gol della bandiera alla Juve Stabia, ci prova anche Acosti, ha voglia di mettersi in mostra, ha voglia di giocare, ha voglia di mettersi in luce. Il suo tiro è parato da Viotti, l'ultima occasione della Juve Stabia con questo tiro di controbalzo da parte proprio di De Falco, pericoloso. Nulla succede più allo stadio Menti di Juve Stabia, mestamente dice addio alla Serie B la squadra di Piero Braglia per il Carpi che ha un nuovo corso, il corso che porterà alla seconda stagione del campionato cadetto, bisognerà vedere da chi ripartire.